Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando un pezzo, guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live. E con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. Quindi ora sistemiamo un po' la questione ribelli. Tu a posto, tu vieni qua. Abbiamo i soldi per l'istituzione e ce la prendiamo subito. Così ci andiamo a fare la tech. Abbiamo un altro mercante che andiamo a piazzare dove? Allora, starei piazzare in Etiopia, ma non mi piace. Qua dove gira? Ah, giri su, veramente? È sicuro che non convenga girare qua, dove ho il 49% e giro poi su a Costantinopoli? Qua c'è già, qui fa schifo. Potrei metterlo qui. Qua però girano già abbastanza, vediamo. E qua i nodi sono veramente bassi di percentuale. Qua non ce n'ho, qua basta, basta, basta. Facciamo così, proviamo a metterlo qui in Crimea. Trasferire. Dov'è? Quello libero. Ma non ce l'abbiamo uno libero, che cazzo dico allora? Però ne abbiamo una a Costantinopoli che potrei levare. Richiamiamolo e mettiamolo qui. Questo qua, perfetto. E andiamo a vedere come quanto guadagniamo adesso e quanto guadagniamo dopo. 49 ora. Quarantanove virgola quattordici e vediamo. Qua intanto spostati sotto e chiudiamo anche queste di guerre e basta. Bravi, bravi austriaci che ci pensate voi. Ottomani non è più un valido rivale. Perché ho un mercante libero, scusa? Allora, Crimea c'è, Aleppo c'è, Alessandria c'è, Golfo di Aden c'è. E mettiamo in Bassora? Non è che cambi granché, eh. Mettiamolo in Gujarat e vediamo. 48,96, eh. Ok, va bene. Intanto qua prendiamo un'altra provincia. Ora, qui potremmo anche chiudere sta guerra, però così mi piglio altra sovraestensione. E quanta? Parecchia anche. Parecchia. Però in realtà queste province le voglio, quindi a sto punto rischio di prendermi anche un po' di ribellioni in più, ma fa lo stesso, chi se ne frega. Tanto riserve ne abbiamo e ci prendiamo tutta sta zona. Coalizioni non dovrebbero uscirne. Avanti. Nazionalizziamo tutto. Ah, gli embarghi con l'ottomano, ora vediamo se lo possiamo rimettere. No. Allora sì, leviamo l'embargo con l'ottomano. Peccato. E ci spostiamo a sto punto a nazionalizzare tutto intanto. Non abbiamo punti. Mettiamo il focus sull'amministrativo per un po'. Voi due,
Infilatevi qua, 40-42. Siete qui. Ok, a liberare, vai. Anzi no. Leggo sotto, però vieni anche te, così ci pensiamo anche a sto qua. Ok, allora, a sto punto facciamo più cose. Una, iniziamo una Spy Network su Delhi. 2. Iniziamo anche su Al-Hasa perché non mi sembra di avere fatti, non solo Katif e basta. Quindi iniziamo a fare uno Spy Network anche qua. Tanto va avanti l'annessione di Hormuz. E qui come siamo a 52, qualcosina guadagniamo in più. Il terzo non lo possiamo mettere. Recuperata Baghdad, attacchiamo questi qua. Sono arrivate le rivolte anche giù. Adesso a sto punto ci penseremo. Ce la fai ad andare giù? No. Dovremmo fare un po' di navi da trasporto. Sta un po' sulle balle, ma tanto abbassiamo un po' l'autonomia qui. Potrebbe bastare anche qua a 21, quindi si ribella sicuro. Vai. Ok, benissimo. Etiopia, non me lo dai un accesso militare, vero? No, figurati. C'hai anche ragione. Ma qui quante navi ci sono? Zero al trasporto. Ah no, sei da trasporto, ok. Vediamo un po' come procede. Intanto qua facciamo fuori il truppone. E andiamo a prendere anche questi contadini qua. Basta, ribellioni, basta. Quanto hai ancora di malus? Più 11. E la Madonna, più 11. Dobbiamo spingere a fare sta abbassare questa sovraestensione a manetta. Ok. Tu vai a pinzare questi qui. Cosa sono? In montano paludi, va bene. E vieni qua e te vieni qua giù. Qui, ok, pesca loro. Benissimo, controllavo in giro. Qua si picchiano fra di loro, sono bravissimi. Bene, bene, allora qui. Ce la fai, Ormuz? Non ne sono così convinto, eh. No, non ce la fai, no. Infatti, loro non si picchiano. Ottimo. Fatto fuori qui. Qua se la sono conquistati. E dovremo studiare un attimo la soluzione per scendere giù di sotto. Spagna? No, ci penso neanche. Comandante è morto. Mannaggia. Prima o poi finiranno le zone che si vogliono ribellare. Ottimo. Fai fuori anche l'ultimo. Malcontento o prestigio? Perdiamo prestigio, che se ne frega e lo recuperiamo. Ok, vai. Altre ribellioni. Va bene, sono 11 contadinotti. Iniziamo già a recuperare un 20.000 riserve. 20.000 riserve che sono più o meno poco più di un anno. Perdiamo 23 ducati. Ok, iniziamo a recuperare un po' le nostre province. Uno di inflazione. Poi che bei eventi di merda. Ok. Questa dove scappa? Ok, alla Mecca anche, vai. Ecco, portaci te allora a sto punto, visto che non sapevi cosa fare.
Lì poi ci dobbiamo andare di sotto. Tu resta fermo. Questo non mi interessa, anche se costa la metà. Bene, vai a prenderti anche Gerusalemme. Eccoli qua, i bruttissimi eventi. 10 di lealtà, 2 di corruzione. O perdiamo 2 di corruzione? Sì, perdiamo 2 di corruzione. Costantinopoli, saranno 100.000, infatti. E austriaci attaccano con 12 e non ce la faranno mai. Quindi questi 30 poi ce li giriamo. Battaglia di Qom, ok. Oh, uno di stabilità, perfetto. Queste sono 21 galee. E qui queste conversioni come procedono? 2, 4. E 2 e 3, va bene, facciamo anche questa qua. Damasco, vai, visto che ci sei, piglialo. E poi gira a Costantinopoli a liberarlo. Andiamo a prendere questi 11.000 qui. A sto punto qui prendiamo questa truppa qua e gli diamo la marcia forzata, la soppressione dei ribelli dappertutto. Così almeno in questa zona ci pensa lei. Chi si è visto, si è visto. Non ho capito se questa gliel'ho messa oppure no. Va bene così. Tutto, vai. Almeno questa zona è abbastanza sistemata. Ok, chiudi. Morale di esercito più 15, ottimo, per 10 anni, benissimo, non c'è nessun problema, anzi. Tu piglia questi 10 e poi gira questi che stanno andando dove? Alla Mecca. No, non alla Mecca, qua. Va bene, ok. Tu sei quello che aveva finito qua. No, allora non mi servi. Mi servi da un'altra parte. Mi servi qua a Costantinopoli. Quindi qui e poi qui e giriamo a Costantinopoli. Ok, uno fatto fuori. Andiamo a prendere anche l'altro. Ok, tu intanto dove sei? Ti stai muovendo, bravo, a recuperare tutti i posti. Qui lo sapevamo che ci sarebbe arrivato, non è un problema. Ok. Benissimo, e qua l'annessione un attimo ferma, giustamente. Ok, andiamo dall'altra parte. Benissimo, riprendi la Mecca. Ok, qui. Oh, ancora. Prima o poi finiranno, eh. Ok. Ora quanto abbiamo? Sempre 107, porca loca, di pochissimo. Manca ancora un po'. Vabbè, questi li massacra, fermati qui, va bene. 22, ne abbiamo 20, ancora un mese. Tu hai preso la Mecca, torna indietro. Che abbiamo perso quello amministrativo. Quanto guadagniamo? 16, mettiamoci quello più 1. E qui potremmo levare il morale, prendere deputazione diplomatica non mi serve. Ottimo, bene, Baghdad uccisi, tu vai lì. Ah, abbiamo un quarto missionario addirittura. Ah,
A livello di tech come siamo messi? Siamo avantissimo. E di idee commerciali, ok. Abbiamo anche la ricerca sbilanciata, dobbiamo darci una mossa qua allora. Ok, potremmo a sto punto valutare di mettere un più 2 qua, o più 3, più 3 costa troppo. Però quanto guadagniamo di commercio? 58, quindi più o meno un 4 ducati li dovremmo recuperare in più. Prendiamolo. Ci serve a spingere con il diplomatico. Ah, e qua non abbiamo fatto la missione, però quando scade il 29 sì, ce la possiamo fare. Quelle le potevo anche prendere, non ci ho pensato. Ok. Continuiamo qua a nazionalizzare. Questo te lo vai a pigliare te, che sennò ci mettiamo una vita. Qui continuiamo a massacrare ribelli. Bene, e direi che ora non ne vedo più in giro di ribelli. Andiamo a vedere se possiamo abbassare un po' di autonomia. Direi di no. Ok. Solo questi qua e questi qui che ora ci andiamo a sistemare. Poi come siamo messi? Intanto è il 1615, quasi 200 anni di gioco. Occupate dalle due Sicilie, mi toccherà attaccare anche le due Sicilie. Ottomani siete veramente la vergogna. La vergogna. Qui liberiamo. Qui sempre uguale, va sempre a due. Sì. E qua per ora possiamo farlo, quindi lo facciamo. Mi ha rinnovato un prestito, va bene. Vai, nazionalizza. Allora, l'assolutismo come sta andando intanto? Siamo ritornati a 0. Però abbiamo massimo meno 7. Ok, iniziamo a levare un po' di cose. Allora, questo lo teniamo fino all'ultimo. Questo, punto equilibrio degli amiri, che è quanto il punto equilibrio? 63,5. Dobbiamo iniziare a levarlo. E questo ci leva anche assolutismo 5, assolutismo 10. Anche dimmi, quindi iniziamo a levare anche questi. Province non musulmane, ma non me ne frega assolutamente niente. Ok, qua come siamo messi a... Siamo già oltre. Facciamo così. Facciamoci 2, 3, 4, 5, 6, 7 navi. Perché qua bisogna scendere. E ora gli dichiaro guerra quasi quasi per avere l'accesso. No, c'è la tregua. Fino 7 anni. Ok, e quindi analizza. Appena ci spara ste navi, scendiamo. Ok, qua sono iniziate tutte. E ora a breve scendiamo anche sotto il 100%. Primo giugno. Ok. Questo poi ce lo dobbiamo alzare un po'. Ora. Meno 2. Abbassiamocelo ancora un po'. Ci leviamo quasi quasi. Perché sono così alte queste. Fino al 1629 abbiamo un più 15, vabbè, anche qua. Che non basta neanche con un più 15, vabbè. Ci penseremo un attimino. Hello, motherfucker. Ciao Dario, buonasera. Lavori stasera? E questo leviamo a sto punto, se leviamo questo. Possiamo levare questo. Assolutismo ora è più 7, va bene.
Ora ogni mese ne leviamo uno. Perché tutti ci levano assolutismo, mannaggia. Spostiamoci a Costantinopoli, va bene. Sposta a Costantinopoli. Anche oggi sì, preso giorni liberi settimana prossima. Ok, bene, 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 dai. Un po' di riposo serve sempre. Vediamo un po'. Qua è libero, ok. Qua sotto bisogna scendere e basta. Le navi quando sono pronte? Uff. A gennaio. Ok. Tanto siamo scesi sotto il 100%. Sì, 92, bene. Abbiamo costruzioni da fare, ora le possiamo anche fare. Questo, per esempio. Finalmente sì, ci vuole assolutamente. Vai da qualche parte o resti a casa e ti riposi? Questo. Abbiamo altri ribelli, i Mereti e Liwa. Liwa dove minchia è? Qua. Bene, questi ce li schiviamo, vai qua. I Mereti, spostati te. No, questo è Abkhazia, i Mereti qua. Perfetto, quindi tu addestrati e voi due unitevi e addestratevi. Anche qua, guarda, così appena sono pronte le navi si vola. Riposo, magari un po' di mare, senza dubbio un po' di compagnia. Beh, quello è d'obbligo. Ok. Potrei levare anche questa, ma la capacità di governo per ora la vorrei tenere. Visto che siamo già oltre. Ok. Tregua finita, ma non mi interessa sfruttarla per ora. Ribelli, ribelli sì, però sono quelli dei Mereti che ci siamo già sopra. Ok, poi. Questa sta riprendendo, sì, dovrebbe essere già ripresa. No. Perché abbiamo una reputazione diplomatica così bassa. Perché così bassa? Qua, noi, per la sovraestensione. Porca no, questa sovraestensione rompi coglioni. Vai. Qui quando ripassiamo per rimetterlo qui nel 28, ok. No, costa troppo. Tu rimani lì, tu aspetta lì, tu puoi anche addestrarti. Troppo, tantissimo. Solo questi, no? Qualcuno perso. Allora, 39 va bene. Prendiamo tutte le navi qui. 31 e va bene. 30 e va bene. Questi 30 lì. Ah, sì, sono tutti, va bene. Ok, queste sono 7 stupide navi. Che però ci daranno un po' di mano perché ci porteranno giù 7 uomini alla volta. Ok, quindi iniziamo a scaricare la manetta. In Emerezia praticamente ora escono i ribelli, l'altro posto invece l'abbiamo evitato. Qui continua con le conversioni. Massimo assolutismo più 5, eppure siamo ancora a 8. Ma dobbiamo levare un bel po' di roba, eh. Appena risale un po' anche la lealtà, leviamo un bel po' di roba. Affanculo, maledetto. Provi a prendere, eh.
Ok, Meretti c'è già quello pronto. Assolutamente sì, matrimonio reale. E non scaricare più qua, scarica qui. Ma no, ti ho detto di scaricare da un'altra parte. Maggio, ok. Beh, anche tu qui. Recupera questi e portali qua. Abbiamo buttato manpower, ma fa lo stesso. L'importante è non aver perso le truppe. Tu aspetta. Unitevi. Caldo oggi. 44, assolutamente sì. Passati intanto qua, così recuperi una provincia, la liberi. Ok. Ancora un bel po' di malcontento ora. Vai. Non torni più indietro? Questi? Li devi portare tutti, mica uno, eh. Vai qui. Dove vai te ora? A Gardo, eh. Ok. Ok. Vai su di qua. Dividiti a metà e tu vai a prendere questa, così liberiamo tutto. Tu vieni di qua. Ok. Tech, come siamo messi? Sì, la possiamo fare tranquillamente. E anzi, ci prendiamo anche della capacità di governo più 250, ottimo. Tanto ora ti liberiamo tutto. E no, vai qui. Andiamo a fare la sorpresa. E quanti punti? 1022. Ok, no, fai così. Ok, entri quando? Il 4 gennaio. E tu il 9 gennaio, va bene. Ottimo, ora tu libera questa provincia qua. E a questo punto potrei anche iniziare a fare un po' di full core, perché mi costano tantissimo. Quanto costa? 273. Eh sì, ma ne mancano un botto poi. Ora, facciamo così, tu inizi a tornare indietro. Nel Sinai va bene. L'attack mi costa troppo. Andiamo a fare un po' di sviluppo. Qui come siamo messi? 28, 20, 41, 20, 19. Vaffanculo. 12, 11, 18. Ma costa tantissimo. Costa un botto. Facciamo un po' di eserciti per di generali per aumentare la tradizione a sto punto. Il professionalismo nella tradizione. Questo non è neanche male, questo fa schifo. Però noi cavalleria non ne abbiamo, quindi via. E questo è buono. 6, 3, 1, 1. Cioè buono è un parolone, però non è malvagio. Questo via.
Ok. Così almeno abbiamo speso un po' di punti. Poi. Questa è in attesa, va bene. Il missionario che sta andando avanti. Ribelli ce n'è solo uno per ora. Sono tutti ribellati. Qua possiamo abbassare l'autonomia, lo facciamo e poi perdiamo 10 di legittimità, ancora grazie che ce l'abbiamo, e guadagniamo 10 di legittimità. Lo facciamo perché così mi dà ai mercanti più lealtà e gli vado a levare qualcosa ai mercanti. Ah no, c'erano ancora 83 loro, 24 e 29. Confischiare terre, visto che ci siamo. No, gli amiri hanno solo 30. Vabbè, saranno pochi le ribellioni, vai. Fatti. Non neanche 30.000 uomini, vai a pigliarli. Commercio, come messo? Adesso poi dovrei andare a vedere un po' tutti i centri del trade. Innanzitutto andiamo a fare queste. Ok. Bene, e questa tech quando arriva? Fra un bel po'. 519 punti. Ok, inizia a far fuori, bravi. Visto che ce l'ha sgamato, iniziamo a spendere i punti che abbiamo preso. Quanti ne abbiamo ancora? 4, va bene così. El Hasa invece, rivendicazioni, ne possiamo fare quante ne vogliamo. Facciamole sulle province più grandi intanto e poi andiamo avanti. Ok. Posso estensione praticamente a zero. Austria ci chiama in guerra contro la Francia e accettiamo, ma non verremo mai. Non ci vengo fino in Francia. Cavolo però. Sono tanti, eh? È sicura di farcela l'Austria? Tanto qua Savoia si sta spiattellando un po' gli ottomanzi. Questi due riportiamoli qui. Eh sì, perché non ci sono le navi, ora sì. Ah, e ora passiamo, sì, perché siamo in guerra. Va bene. Visto che qua ci siamo, mettici questo e vai qua. Poi. Bene. Qui possiamo fare un attacco, ma non è quella che voglio fare. Qui abbiamo due prestiti che dobbiamo recuperare piano piano. Dove stai andando te? Maledetto infame. E 66 abbiamo alzato ancora, molto bene. Quanto abbiamo di controllo 71. Se a Medina puoi andare. Arriviamo tranquillo e anche qua a Medina arriviamo. Ok, queste 7 navi per ora le tengo, anche se probabilmente le butteremo via, ma per ora teniamole. Era un mercante in più quello studioso che se n'è andato. Quale se ne sarà andato? Qui c'è, qui c'è, qui c'è. Qui forse, qui c'è. Qui c'è, sì, probabilmente era qua, ma qua non mi cambia perché 69-67 va bene anche lì.
poi gira qua. Sì, vabbè, uguale va bene. Va bene uguale. Le province che abbiamo preso non sono già nella regione coloniale, giusto? No. Perché questa è già ancora dell'altra, va bene. Quindi via questa. Ottomani praticamente occupati quasi completamente. Ah, Karaman è intero, quindi Karaman potremmo anche iniziare un'annessione in realtà. Ora sta andando avanti questa? Sì. Marzo 37, mentre l'annessione. Ah, dobbiamo finire la guerra, ovviamente. Sarebbe stato anche meglio fare le idee quelle per annettere, ma vabbè, è uguale. Ok, tasse e siamo già di nuovo a tappo di punti militari. Facciamoci altri qualche altro generale, così alziamo il nostro professionalismo. E questo non è malvagio. Questo è carino. Facciamo così: questo 3 di assedio ce lo teniamo.